Ciao a tutti ragazzi, partita che si è appena conclusa tra Verona e Fiorentina. Verona che fa il colpaccio e vince contro la Fiorentina e si porta a casa altri 3 punti. Verona che vola in classifica al nono posto con questa vittoria a 18 punti. 18 punti per Verona che scavalca la Fiorentina. Punti importantissimi soprattutto in chiave salvezza. Verona che domina il match dall'inizio della partita, anche nel primo tempo non trova il gol veramente per un grandissimo Dragowski che salva la Fiorentina in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Nel secondo tempo il Verona riesce a trovare al 66esimo il gol con Di Carmine e poi sfiora il vantaggio del 2-0 e ancora bravissimo Dragowski a impedire il gol alla squadra veronese. Allora, statistiche, 19 tiri del Verona, di cui 7 in porta, 15 della Fiorentina, di cui 2 in porta, possesso palla 52% per la Fiorentina e 48% per il Verona. Fiorentina che non dà l'impressione assolutamente di essere mai entrata in partita, non è stata mai particolarmente pericolosa. Verona che invece ha sfiorato il gol in più circostanze, è stato bravissimo il numero uno della Fiorentina a salvare la situazione. Il migliore in campo, secondo me, è proprio il portiere della Viola che ha salvato in più circostanze proprio la squadra dal prendere un parziale molto più pesante di quello che poi si è concretizzato con l'1-0 per il Verona. Ragazzi, partita che abbiamo seguito in live sul secondo canale, mi raccomando, iscrivetevi anche sul secondo canale, trovate il link qui sotto in descrizione per continuare a per poter vedere anche in live l'LKing TV e seguire insieme con me le partite. Ciao a tutti!